Il grande romanziere Tolstoi, nel suo romanzo Anna Karenina, dice che tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. La felicità è sempre qualcosa di unico, così come lo è il dolore. Ognuno di noi gioisce a suo modo, è felice così com'è, e ognuno di noi piange, soffre così com'è. Ma Gesù ha detto a noi cristiani di donarci qualcosa di suo. Gesù ci dona tutto di se stesso, ma dice nel Vangelo di Giovanni che la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. E questa gioia è l'altra beatitudine che dobbiamo riscoprire nelle famiglie. Beata o beate le famiglie che vivono, coltivano ogni giorno la gioia. Questa gioia che sempre Gesù ci dice che nessuno ci potrà mai togliere. Ma che cosa vuol dire allora che questa gioia nessuno ce la potrà mai togliere? Perché la gioia è una vocazione, come ognuno di noi è chiamato alla santità, ognuno di noi è chiamato alla gioia, anche perché uno dei segni, dice Papa Francesco nella Gaudete et Exultate, della santità è la gioia. La gioia del cuore, non la gioia del mondo, non la gioia effimera, non la gioia del divertimento a tutti i costi, ma la gioia del farmi dono, la gioia di amare e la gioia di sentirmi amato, la gioia di una vita semplice, la gioia di sapermi accontentare di poco, la gioia di non pretendere a casa perché gli altri hanno e io non ho. E molte volte non sono tanto i figli, perdonatemi amici genitori, non sono tanto i figli, ma sono proprio i genitori a dire come mio figlio deve essere diverso dagli altri ragazzi che hanno questo, cambiano cellulare ogni fine settimana, se non ogni mese. No, beata la gioia di educare i figli, dire figlio mio, questa è la nostra famiglia, questo è quello che noi ci possiamo permettere, questa è la gioia di quello che ci siamo riusciti a conquistare. Gli altri non sono elementi di paragone per noi. Beata la gioia, beata la famiglia che si lascia condurre da questa gioia, dalla certezza che Gesù non ci abbandona, dalla certezza che Gesù ci ha fatto la promessa della gioia. Vi do la mia gioia e la vostra gioia sia piena, cioè non sia come quella del mondo. Ecco la gioia del donarsi, ecco la gioia delle cose semplici, ecco la gioia della libertà interiore e della felicità delle poche, piccole ma importanti cose. Beate le famiglie che dicono di sé, conclude il Cardinal Mendoza. Siamo un laboratorio di gioia, siamo una scuola del sorriso, siamo un'officina della speranza, siamo una fabbrica dell'abbraccio e della danza. Noi ci vediamo domani, Pare Pio TV, dritto al cuore. Ciao!